Signori, bentornati cari nel canale dello zio Marot con una nuova settimana in compagnia di Arson e dello zio. Ragazzi, speravamo tutti che arrivato questo 1° dicembre ruotasse le wild, ruotassero le wild. E in realtà dobbiamo, forse a questo punto penso che dobbiamo aspettare il 10, quindi l'uscita della nuova espansione. Ci hanno fatto sapere nulla. Per questo motivo ho deciso di iniziare la nuova season con un mazzo, uno dei miei preferiti in assoluto di questo meta, diciamo, annuale, rivisitato per il meta di adesso. Quindi l'ho rivisitato per bene e già ci ho fatto diverse vittorie, anche abbastanza agevolmente perché lo vedo veramente, veramente forte. Sto parlando del mio nuovo Control Warrior. Control Hekelbot Warrior, non so se si scrive così, Hekelbot, vabbè. Il Disturbobot, raga. Due perdi di Disturbobot è una carta chiave, voi direte perché? Perché ci permette di counterare uno dei nostri peggiori matchup, che è il Fatigue Druid. Perché ragazzi, se aspettate che il Fatigue Druid mette Elise, si copia la mano, mette Elise nel deck, voi fate Hekelbot su Elise, gliela rimuovete. E il druido non ci va più in infinite, diciamo. È comunque una carta buona perché abbiamo rimozioni. Abbiamo, per esempio, ci possiamo settare un acceleratore cinetico e mettere un minion per fare dei betrayed. Può dare fastidio a una 3-8 taunt anche contro i mazzi aggressivi, i mazzi Highlander che magari hanno Zephyrus, magari hanno dei Battlecry importanti. È un'ottima carta anche contro lo stesso Rogue. Cioè, non ci sono dei target veramente fastidiosi in questo meta. Di adesso con quel disturbo potete, diciamo, fate una giocata difficile. Ovviamente non lo giocate quasi mai DT4, cioè cercate sempre di settarvi un buon Hekelbot, ma già DT5, magari avere una Chislam 6-7 di armatura, a giocarlo può essere una bellissima giocata. Oltre lui, altra carta win condition fondamentale contro i mazzi particolari come possono essere magari gli OTK, magari i mazzi Metatune. E zii, io sono un amante di questa carta, ragazzi. Giocata nel momento propizio, ovvero una volta che siete andati in controllo della partita, è fortissima anche in un Control Warrior perché vi permette di schienare il vostro avversario. Immaginatevi di aver fatto finire le risorse al vostro oppo e volete iniziare voi ad aggredire. Potete fare con 10 mana un turno come zii, Omega Devastator, distruggere pezzo, mettere una 4-5, una 5-5 magari a bordo vuota. E chiudere la partita. Ho deciso di togliere attualmente il pacchetto progetto Army Harrison perché non ne vedo un'utilità così importante e soprattutto perché penso che in questo momento il pacchetto con doppio Omega Devastator ci dà un late game veramente forte. Un assemblaggio Omega. Io sono un amante di Nomadic, ragazzi. Per me, di Nomadic è una carta che va assolutamente giocata in 2x. Ci carria il turno 5, giocato tempo. È una forza imbarazzante e sono anche un grosso estimatore dell'acceleratore cinetico, quindi preferisco molto di più giocare queste carte che vi ho fatto vedere adesso che giocare il pacchetto Progetto Harrison. Per pescare comunque abbiamo un doppio strillone e un accolito che comunque anche in combo con il sentiero, anche in combo con lo stesso Dinomatic può permetterci di pescare. Attualmente gioco un 1 per di piaga dell'ira, ovviamente doppia rissa e niente, il resto è abbastanza core, quindi doppio Warpath, doppio strillone, doppio robot eterneo, doppio colpo di scudo, doppio scudo saldo, tagliotto, ovviamente doppia mummia, un silence, sapete che io sono un amante del silence in un mazzo contro, secondo me almeno un silence ci va sempre dentro. Comunque, le persone hanno iniziato a giocare di meno mazzi come Resurrect Priest, quindi magari si vede anche più qualche combo, e anche contro combo Priest il silence è ottimo. Per il resto, lista classica, quindi Archivista Elisiana Boom e il nostro caro Archivista Elisiana e il nostro caro Dottor Boom che chiude la lista. Io andrei a giocare, ce la giochiamo tendenzialmente molto bene contro Shaman perché abbiamo la rissa nei primi turni nel caso fa qualche evolve arrogante, abbiamo Warpath che risolve la Soul of the Murloc, abbiamo Dinomadic, abbiamo tantissime carte forti. Contro Rogue idem possiamo vincere di control, possiamo rimuovere praticamente qualsiasi suo pezzo. Rissa, ragazzi, è una carta meta definer. È vero che giocare control in un meta dove ci sono anche dei mazzi che fanno parecchia value vi costringe a giocarlo in una maniera ottimale.
avere dei risultati. Mentre il vecchio Control Warrior, quello magari di inizio season, cioè quello di aprile, era veramente un mazzo che comunque skill based, ma era talmente forte che magari anche un giocatore non troppo forte con Control Warrior, con Dr. Boom a 7 mana, poteva vincere. Adesso, se non vi gestite bene le risorse, questo è un mazzo con cui difficilmente porterete a casa la partita. Non per forza dovete rimuovere ogni turno, cioè dovete entrare nell'ottica di capire che gestire le vostre risorse, gestire le vostre removal per i target fondamentali diventa una vera e propria win condition. Comunque siamo contro Rogue, ci aspettiamo un tempo. Ovviamente ci teniamo il drop a 1, ovviamente il colpo di scudo che può rimuovere un pezzo fastidioso in early, e ovviamente ci teniamo Dr. Boom, che anche se è una carta che costa 9, sicuramente ci servirà nella partita. Se fossimo partiti per primi senza la coin, magari tutto come avrei potuto pensare di toglierlo. Il Rogue attualmente ha 2 drop a 1, quindi in realtà ne sono 4 nel mazzo, ed è facilissimo che Rogue parti col drop a 1, è rarissimo vederlo senza. Noi qua giochiamo Robot d'Eterno abbastanza in maniera easy. Robot d'Eterno ci permette di settarci già un colpo di scudo nel caso volessimo farlo da 2. Ok, lui gioca subito la pugnalata. Non mi fa impazzire questa sua giocata, perché se avesse avuto qualche carta con combo di turno 3 come un furfante, avrebbe potuto sfruttarlo tranquillamente dopo. Lui forse ha paura che siamo un tempo warrior, ed è il motivo perché ho fatto sta giocata. Noi qua andiamo sempre a fare il raw power. Turno 3 potrebbe fare volpe, oppure Shadow Step furfante, potrebbe anche fare Shadow Step Van Cleef e Shadow un buon turno. Parentesi top deck. Ok, va bene, lo accetto. Lo accetto. Qui andiamo a fare sempre Hero Power. Non mi interessa togliere il gattino. Il discorso è, lui ci fa 3 danni sicuri, quindi ci porta a 2. Noi volendo possiamo fare Hero Power Chislam per togliere Shadow. Se mette una 3-3, potrei anche pensare di fare coin acceleratore di cinetico. Ok, va bene, prima a discoverare, vediamo cosa gli esce. Ok, questo è fastidioso. E qua fare la giocata che vi ho detto, cioè acceleratore cinetico mi piace tanto. Perché? Innanzitutto ci settiamo un acceleratore cinetico anche per il turno dopo. Questa è la forza dell'acceleratore cinetico, ragazzi, è che è una rimozione nel tempo. Una rimozione nel tempo. Sono praticamente tre removal almeno di 2 pezzi se ce la giochiamo bene. Ci andiamo a risolvere Shaw, ci andiamo a risolvere il guardiano che ha Reborn, e possiamo tranquillamente giocarci dopo. Tra parentesi, ecco, questa è una cosa che volevo scoprire. Gli Shaw gli si attiva, è fantastica. Fantastica questa cosa. È stata veramente figa scoprirlo. Non si riescono mai a riparare cose. Questo tizio qua è grosso. Questo tizio qua è grossetto. Ok. Allora. Qua possiamo. Sono 4, 5. Ok, 4, 5 e 2. Qui penso che il turno da fare sia questo. Cioè fare Hero Power, scissero sulla 1-2. Sembra veramente fare Shizem sulla 4-7 e mandarlo a 5 e trattare con la Collider. Penso che sia il turno. Ci siamo presi un po' di danni, ma abbiamo risolto tutta la board. Penso che fosse il turno più forte. Vedete la forza della Collider? Cioè, la Collider è di una forza incredibile. Adesso noi in mano non abbiamo più tante rimozioni, quindi dobbiamo giocarci molto bene. Tra parentesi, la Collider scomba anche parecchio bene con il disturbo. Questo è fortissimo. Lui ha trovato solo roba Nuts. Ha trovato veramente solo roba Nuts. Questo è un problema. Questo è un problema perché noi non giochiamo lo spaccarmi. Ho trovato, tra parentesi, l'unico matchup in cui lo spaccarmi è forte. Addirittura me l'ha potenziata. Disturbo fatto, a me non dispiace farlo qui. È comunque un taunt. Se dovesse mettere qualcosa di particolarmente grosso, l'eroe, qua mi dobbiamo prendere i danni. L'unica cosa positiva di tutto ciò è che siamo andati in bassi di vita, abbiamo tolto l'eroe, quindi il suo burst è Viscerate adesso, quindi arma di Viscerate.
stiamo messi benissimo. Qui lui ha trovato faida. No, ok, Evisceret, doppio Evisceret. Va bene, cioè va bene. È il suo burst più grosso rimasto probabilmente. Ok, mi piacerebbe vedere Dinomarisk qui, sarebbe un ottimo top deck. Rissa no, Rissa non mi interessa, sono 5-3-8, siamo messi malino. Siamo messi malino, io probabilmente qui giocherei a Corridor e devo fare low power. A meno che non ha trovato danni da... O non troverà che danni da carte del Warrior, non dovrebbe avere l'Idal. A sto punto, vedendo come ha discoverato, mi aspetterei di tutto. Ok. Trova la rimozione per l'1 ostra 1-3. Passo nell'ombra, questo è Van Cleef. Questo è il signor Van Cleef. Questo è il signor Van Cleef e saremo costretti a giocarci. Probabilmente un 50 e 50. Dinomatic, saresti stato molto molto carino. Sarebbe stato molto bello trovarti prima. Ok ragazzi, qua la decisione adesso è... Gioco 50 e 50 di rissa e devo fare hero power perché se no lui è Lidl. Cioè io potrei provare a vincere la rissa con Tagliotto, quindi mettere Tagliotto e darmi una chance di vincere la rissa. Il problema è che se rimanesse viva la 2-4 sarebbe Lidl con hero power. Perché io non posso fare hero power? Difficile raga sto turno, cioè sicuramente da fare rissa, giocarmi 50 e 50 e fare hero power sperando che rimanga viva lei. Il problema è che comunque non siamo ancora safe, anche se dovessi vincere questo 50 e 50 è l'unica giocata da fare raga, perché Tagliotto è l'unica chance che vince lui la rissa, è sicuramente una percentuale inferiore. Ok, siamo ancora vivi, ancora vivi un parolone. Il top deck di Zilax ci riporterebbe tantissimo in partita. Ci riporterebbe tantissimo in partita, sempre che la Volpe non gli abbia dato Lidal. Dammi una missione. Ok, lui continua comunque a pescare bene. Torna al lavoro. Dodge. Cioè, ora voi mi dovete dire una cosa. Cioè, gli ha dato solo roba che fa due danni. Cioè, quanto gli mancava due per fare Lidal e gli ha dato solo roba che fa due danni. Può essere mai casuale una cosa del genere? Non può essere casuale che nel momento in cui ti mancano due danni il discover random ti dà due danni. Cioè, secondo me non è mai casuale. Però vabbè, sono persone che continuano a dire che il gioco è casuale, io ho i miei forti dubbi. Ma noi andiamo avanti, non ci pensiamo, tanto ormai sappiamo com'è fatta la ladder. È inutile farsi il sangue amaro. Di queste sconfitte ne faremo a bizzeffo. Ce ne saranno tante tante altre, quindi bisogna farci il callo ragazzi, ed è anche un motivo per cui giocare contro lui in questo meta comunque è tosta. Cioè il Warrior ve lo consiglio perché è un mazzo veramente solido, ma in generale, intanto qua teniamo solo lo strillone, in generale comunque avete notato come sto beccando solo rogue con armi adesso che non ho, che ho tolto progetto dal mazzo. In generale è difficile giocare contro. Purtroppo carte come Lisiana, ragazzi, ce la dovete mettere per forza. Certo, se prima avessi visto Zilliax. Tra mezzi Zilliax è anche molto forte di turno 9. Questo addirittura un quest rogue. E backstab perché? Backstab perché? Perché hai fatto backstab su quel coso? Magari ti poteva servire per attivare. Io non capisco, veramente non capisco. Comunque dovrebbe essere meno aggressivo, questo rogue dovrebbe essere però più value. Lui ovviamente ha tutta una curva precisa. Io statizia non l'ho mai pescata in vita mia con il quest rogue, ve lo giuro di T2, non mi è capitato neanche per sbaglio. Sono arrivato al punto che volevo toglierla da tutti i mazzi con le queste, puntualmente i miei avversari ce l'hanno sempre. T2. Cioè questa è lei, non è la quest, cioè lei è la quest, lei per forza. Comunque sta pensando di fare faida sulla 1-3? O addirittura stai pensando di fare shamstep? Non so che cosa stai pensando, déjà vu. Moneta?
giocata è? Sei un rogue, la moneta ti può servire per attivare le combo. Che giocata è? Come può essere una giocata fare coin 1-3? Perché? Cioè, capite che io non mi voglio arrabbiare, ma capite che non è. Cioè, non posso non arrabbiare. Cioè, rimanere tranquilli è difficile di fronte a queste giocate. Perché poi, se puta caso il mio avversario dovesse battermi dopo che ha fatto una giocata di questo tipo, comunque, tornando a noi, trade per pescare con la mummia tra due pezzi più grossi, è inspiegabile la sua giocata. Non c'è una spiegazione logica per cui un rogue debba fare coin 1-3. Cioè, non mi metti nessuna pressione. Questa carta può potenziarti Van Cleef, può attivarti combo. Non ha senso. Semplicemente non ha senso. Non ha senso. Lui decide di investire fai da, cioè, lui fai da prima ce l'aveva. Ha deciso di investirla adesso, non si sa quale sia l'oscuro motivo. Comunque, vedete la forza di Dinomatic qua. Lui non lo possiamo targettare, ma a noi ci interessa vedere il 4-3. Adesso bisognerà capire questo tizio quale win condition ha nel mazzo. Probabilmente giocheranno Tess. Non lo so. Qua lui si gioca in Silas. Non c'è lui, non ci ha pensato neanche 2 secondi. È proprio Silas subito. Perché Dinomatic era pericolosissimo. Potremmo fare la sua stessa giocata, cioè giocare robot Zilliax. Più che altro perché un mech ci blocca il Dinomatic, ci dà fastidio tendenzialmente. Siamo a 29 HP, quindi non è che ho tutta sto bisogno di. Non è che ho tutto sto bisogno di curarmi in questo momento. Abbiamo Dottor Boom in mano. Per il turno 9, sta partita in teoria ci dovremmo arrivare a giocarlo. Niente, sono curioso di vedere la win condition del suo mazzo, a parte le cose casuali, perché voglio dimostrarvi che Tess, ragazzi, non può mai essere una win condition. Tess è una carta che fa troppo schifo, perché la maggior parte delle carte che generano carte non di classe del rogue sono casuali. Quindi nel momento in cui sono casuali potrebbero uscirvi delle removal. Se voi nel matchup in cui volete aggredire vi escono delle removal, Tess non serve a niente. Tess non serve veramente a nulla. Quindi spero per lui che giochi Regobaldo, che è molto più forte. Qui ha comunque finito la quest. Ma se tu mi giochi Van Cleef e ti sei che la tua carta a sinistra, spero che tu non ce l'abbia, ok. Perché qui mi sarei innervosito tantissimo. Perché io quando vedo i rogue che giocano la moneta a caso, mi infervoro, mi infervoro. Ok, va bene. Hai risolto la board, c'hai 4 carte in mano. Il disturbo potrebbe tornarci molto molto utile in futuro. Il disturbo va settato, ragazzi, non va buttato a caso. Perché se io lo giocassi qui e non ho niente per rimuovere. Ok, magari non c'è nessun target del suo mazzo che ci fa particolarmente paura, ma magari potrei prendergli Tess, ad esempio, o Regobaldo. Toglierlo subito sarebbe ottimo, anziché magari farci fare uno Shadow Step. Qua ci settiamo semplicemente l'arma, aspettando il turno 9. Mi mettere boom, vediamo che cosa ha intenzione di fare lui, cioè come vuole vincere questa partita. Sono veramente curioso. Oltre a tirare cose casuali, Ravinatore del Bazzar. Questa carta già mi piace di più perché comunque dà un minion di un'altra classe. E rigiocare un minion di un'altra classe con Tess è forte. Certo, il minion è casuale, potrebbe essere uno schifo più totale. Adesso qui mi sono settato anche l'acceleratore ed è forte col Disturbobot. È vero che potrei giocare il Dinomatic, però secondo me questo, ragazzi, è uno spot figo 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 per il Disturbobot. Perfetto, rimuoviamo entrambi. Ovviamente non vado a giocare il secondo Disturbobot e non mi piace neanche, cioè, giocare lo scudo saldo a vuoto, cioè perdere hero power per giocare scudo saldo. Preferisco massimizzare l'hero power. Scudo saldo potrei giocarlo più in là nella partita quando mi serve. Anche in queste piccole cose, in queste gestioni, perché lo scudo saldo potrebbe farmi l'attivatore di Chaselam in un momento in cui l'armor mi serve magari andare a 5 o 7 di armor.
Magari lo farei adesso, perderei l'armor e perderei. Ok, lui fa faida. Questo tizio mette le 1-1 tanto ogni volta che gioca una spell. E lui c'ha un full fight. Ecco, lui c'ha un full fight che si è da 4 turni in mano. E sicuramente non l'ha mai attivato per colpa di quella coin buttata. E adesso ha rallentato tantissimo. Cioè, la sua win condition è comunque mettermi pressione. Non puoi pensare di vincere di value contro un mazzo che late game. Fa cose, cioè il Warrior late game, ragazzi, è fortissimo. Cioè, non è il classico control che late game fa schifo. Noi qua ci settiamo sempre boom. Ci settiamo sempre boom sicuramente. Sto pensando quanto il trade possa aver senso. Lasciamo fare a lui. Lasciamo fare a lui, magari gli viene in mente qualche malsana idea, magari si tanca i 3 danni dell'arma piuttosto che la 1-1. A questo punto mi aspetto di tutto. O magari tradda con la 1-4 e se lo porta sotto a Warpath da 3. Comunque, ora sono curioso di vedere le cose casuali che inizierà a fare questo mazzo. Premesso che il Quest Rogue a me, io l'ho giocato pure parecchio e mi è piaciuto. A me non piace la win condition di Tess, cioè sono contro Tess assolutamente. Potrebbe diventare forte con le nuove carte, col discovery del minion leggendario che gli hanno fatto nella nuova espansione. Sono tutte cose che valuteremo più in là. Però al momento io Tess la sconsiderei veramente a chiunque. Non è una win condition, non è una win condition, è una carta troppo random. Molto meglio giocare Regobaldo, molto meglio puntare a non andare in fatica. Cioè, preferirei che lui giocasse una carta con Academic Spionage e magari facesse cose un po' casuali. Ma Tess è troppo random, raga, perché Tess, anche se voi magari avete giocato tanti minion forti, basta che magari avete giocato una rissa, una removal a caso, e l'ordine in cui lei fa le cose cambia completamente la forza di Tess. Lui sta facendo cose. Sta a colui che sta facendo. Cioè, sto cercando di parlare, di dirvi cose, ma amico mio, cioè, fai qualcosa, ti prego, ti prego. Allora, è qui la forza del Devastator. Devastator è una carta di una forza abbacinante. Warpath, Hero Power, Devastator sono 4, 5, 6, 7, 8. Potrei fare doppio Warpath, quindi fare doppio Warpath, mettere i tizi da la 3-1 e la 1-2 sotto il trade delle 1-1 e il mio Omega Devastator. Che tratta la 5-5, ci salviamo in questo modo anche una carica di. Ci salviamo anche una carica di arma e perdiamo solamente una 1-1. C'è il Warrior, il Control Warrior, ragazzi, dal turno 10 poi diventa una macchina da guerra. E nella mia versione è anche leggermente meno forte perché ho deciso di tagliare un Omega Assembly. E se giocate due Omega Assembly è di una forza pazzesca dal turno 10. Cioè diventa veramente un mazzo, non è più un control, soprattutto se ci avete Dr. Boom settato. Infatti io sono curioso di vedere come questo ragazzo, o ragazza, non so, pensa di vincere questa partita. Sono veramente curioso. Ma siccome Arson in tutti questi anni non ha smesso mai di sorprendermi, non posso mettere la mano sul fuoco che questo non mi farà qualche angheria storica. Iniziamo con la prima. Ecco, se Tess inizia a ricastare una carta del genere, inizia ad avere senso. Il problema, amico mio, è che io adesso ti inizierò a smorcare. Lui gioca dopo il lucker, perché se fosse uscito il lanciatore di coltelli avrebbe fatto 3 danni in più e lui sarebbe dispiaciuto tantissimo. Ok, comunque, banda alle ciance. Il Dynamatic va solo sui suoi pezzi. Se faccio prima un danno a tutti, 3, 6 e 1, 7. Praticamente ho rimosso tutto. Posso fare quindi Dynamatic, Hero Power e avrei ancora 3 mana. Quindi in questo spot ha senso fare scudo salvo prima. Sempre prima la pescata, ragazzi, perché potrebbe uscire qualcosa che ci fa cambiare idea sulla giocata. Prima si fa l'Hero Power, quindi si massimizzano i danni del Dynamatic. E adesso vediamo dove vanno. Risolveremo tutto con le 1-1 nella peggiore delle ipotesi. L'unica scelta è: vogliamo andare faccia di 1? Non penso, più che altro perché non voglio mettermi sotto il trade di Armor e di Nomadic. Va bene così. L'Hero Power da 7 armor, bilanciatissimo, peraltro.
ci setta sicuramente un colpo di scudo molto forte. Io spero di prendere il test col disturbo e di farlo concedere, perché non ho voglia di fare una partita di 4 ore, specialmente se il tizio gioca il piano di Cobalto. E se il tizio gioca il piano di Cobalto in questo meta, io impazzisco. Io impazzisco. Soprattutto se me lo discopre da un lacchè etereo. Il lacchè che più odio al mondo. Ok, allora vado altra value, value su value, value su value. Lui dovrebbe avere un'altra spell dell'Hunter in mano, perché ha già giocato un travestimento sagace. Ecco, questo è solitamente il turno dove io pesco lei. Cioè, questo è il turno 12, io pesco lei al turno 12. Penso che sia ora di giocare il Disturbobot. Vediamo che soddisfazione ci dà, tra parentesi anche Rush. Oh, bene. Bene, io guarda, ti ringrazio il gioco per una volta. Ogni tanto mi dà delle gemme, ma non perché con questa giocata io ho vinto la partita, perché mi hai, probabilmente mi hai salvato da 4 ore e mezza di partita. Probabilmente, cioè, il video sarebbe già dovuto uscire, stavo ancora registrando. Qui facciamo il trade perché lui va a 3, potrebbe uccidere la 2-3. Ok, è andato su di lui. Fare Warpath qua mi fa schifo, però pulirei tutto. Ma ci può sta. Ci può sta fare Warpath, puliamo tutto. Ora io voglio capire tu come pensi di vincere la partita senza Tess. Sono curioso. Vero che c'è tanta roba casuale in mano. Comunque, la forza del Disturbobot, raga, è indiscutibile nel Control Warrior. Cioè, c'è pure Rush dopo Boom. Se vi tenete sempre in combo con una rimozione, rompete sempre gli schemi del vostro avversario. C'è tendenzialmente un meta basato sui Battlecry, basato su mazzi combo, le carte chiave. Cioè, il Disturbobot in doppia copia, secondo me, è un must in questo meta. È troppo forte. È vero che rinunciare a progetto, armi, Harrison, una scelta pure azzardata, perché è una combo forte forte forte. Io addirittura sto pensando di giocarla in rogue, cioè di giocare la piaga del rogue, l'arma che dà a 2-2 veleno a entrambi, giocare Harrison in quel mazzo, che la vedo una play talmente forte che... Comunque lui non molla, ragazzi, ha 11 carte left, lui non molla. Arsenale del cacciatore, la seconda spell di travestimento sagace, ok, ne ha un altro di travestimento sagace, quindi altre due spell di altre classi. Di value lui ne ha tanta, il problema è che lui non riesce a settare i danni, perché io gli rimuovo tutto. Se non avessi trovato Boom, probabilmente lui avrebbe delle chance in più, anzi sicuramente. Qua è bruttissimo, qua è bruttissimo. Hero Power sicuro è probabilmente Traddo, che non voglio eventuali Shadows, cose di questo tipo, quindi va bene così. Passiamo. Infatti lui va prima di noi, noi siamo pari come Fatic, però noi abbiamo Elisiana. L'unica cosa è se gioca il piano di Cobalto o addirittura Academic Espionage. I Minion con Rush, ok, sono finiti. Altra ruberia, cioè la metà del suo mazzo è creare robe casuali. Però mi dovete dire, con una strategia del genere, che ambizioni avete quando andate a giocare una partita di ladder. Ma un segreto potrebbe essere qualsiasi cosa. Mi piacerebbe vedere l'assemblea geometra. L'unica scelta, ragazzi, che ancora non, di cui non sono convinto al 100%, è uno verde assemblea geometra. Cioè, assemblea geometra è una carta fortissima. Forte. Ok. Segreto potrebbe essere una freezing. Vediamo se freezing non è bellissimo lo spot per giocare il Devastator. Però se è una freezing, a me riprendere il Devastator non dispiace. Ok, non è una freezing. Facciamo i danni faccia e passiamo. Nel caso volesse giocare Leroy, McCliff, abbiamo comunque il Science. Se overextende la board giochiamo Rissa, ma è difficile che lui overextenda. A parte che potrebbe giocare di tutto, Volpe Maledetta che prima mi ha fatto perdere la partita.
Fortissimo questo Hero Power. Lui ha quante carte c'ha in mano? 8 carte, 6 sono carte casuali, generate casualmente. E ringraziamo il cielo che gli ho tolto testa, perché sennò sta partita. A parte che sto sicuro che ci sarà qualche colpo di scena maledettissimo, perché è così, perché sicuramente mi sfodererà o il piano di Gobaldo o l'accademia che spionaggia. Manco fossi tu il control. Manco fossi tu il control. Parca della natura. Bene. Non sa neanche lui che cosa sta facendo, raga. Non sa neanche lui. Però continua a giocare. Prima di tutto, Hero Power. Tagliotto è di una forza bacinante. Tagliotto, ragazzi, ricordatevi sempre che sono 4. Ogni tagliotto sono 4 danni. Quindi ne basterebbero neanche due pieni per ammazzare lui. Ma non dispiace fare doppio tagliotto qua. In realtà sì. Sappiamo che non è una snake. Sappiamo. Potrebbe essere una esplosiva. Vediamo un po'. No. Potrebbe essere un'altra. Una presso il plate. Presso il plate. Sì, ancora non l'ho giocata. Aspetta. Comunque, lui Zilax se l'è giocato a inizio partita. Quindi non dovrebbe avere tante cure. Ok. Lui praticamente sta giocando contro. Quindi probabilmente dentro il suo mazzo c'è qualcosa per. Per la fatigue, altrimenti non ha senso. Spero per lui. Ma comunque, in un matchup del genere, se riuscissimo a settarci da board e fare una Z nel momento giusto, no, a Rogue lo mandiamo al bar. Perché Rogue con 6 mana non può fare nulla. Qua semplicemente giocare lui per giocare un pochino intorno alla Rattrap. Faccio il robot e passo. Ci avviciniamo al turno di Elisiana. Vediamo se Elisiana darà un po' di brio a questa partita. O sarà un'Elisiana scarsissima. Io spero che lui inizi a fare i turni un po' più velocemente. Vero che non mi posso lamentare se gioco contro il Warrior. Però è vero pure che quando contro il Warrior becca un aggro, la partita è più dinamica. Quando becchi un mazzo lento, viene voglia quasi di spararti. Qua andiamo, facciamo tre tagliotti e scopriamo se è una Rattrap. Se è una Rattrap l'andiamo comunque a traddare. Non è una Rattrap, quindi probabilmente sarà una presso il plate. Peccato aver perso questi tre danni, ma penso che tre tagliotti gli diano parecchio fastidio. Questo Rogue potrebbe giocare Vortice di Lame, quindi la carta che si spacca l'arma e fa danni pari all'arma. Potrebbe giocarla. Cosa ho pescato? Tra parentesi, ho perso completamente la cognizione delle carte che lui possa avere in mano, se cioè non mi ricordo assolutamente quante carte può avere. O di che classe, perché sicuramente mi ha fatto due travestimenti sagaci. Ok, questa è da volpe. Cosa sta facendo? È il 18° ventaglio di lame che mi giochi. Questo tizio odia sicuramente questi gli evolve shaman perché per giocare a tutti sì. Scusami, non ha le pescate adesso. Ok. Piano piano sta finendo le carte lui però, ragazzi. Ringraziamo il cielo. Oh, assemblaggio omega. Vediamo se è una pressure. Dovrebbe essere una pressure. Vediamo se è una pressure. Ok, è una pressure. Va bene. Tanto ci abbiamo. Che roba è questa? Ci abbiamo l'Hero Power. Lui non penso assolutamente di giocarlo. Adesso perlomeno.
Il buff non mi dispiace. Il buff non mi dispiace neanche giocarlo adesso. Io gli pusho i danni, raga. Con con i mech 1-1 mi ricordo. Tra parentesi abbiamo ancora la carica dell'acceleratore cinese. Andiamo a faccia con l'ignoranza e vi faccio vedere come si smorca con control wall. La faccia di chi dice che siamo un mazzo lento e passivo. Sicuramente l'alternativa di mettere due assemblaggi omega, soprattutto se il meta, se trovate un meta lento, mettere assemblaggi omega è forte. Questo tizio cosa mi ha cacciato? Creata da Arsenale del Cacciatore. Cioè, un po' mi dispiace aver ritorto Tess, sarei stato curioso di vedere che cosa combinava. Che questo veramente ne ha giocate di cotte e di crude. Ok, comunque ci è riuscito a traddare il pezzo senza subire danni. È indiscusso che sia forte di roba per la questa. Il problema sono tutte queste carte random. Se ci fosse un pochino più di scelta in queste carte, una sezione di queste carte, sarebbe tanta roba. In realtà potrei anche giocare lui e silenziarmelo con spezzamagia, che non è male. Però penso di farlo dopo. Ho un'altra mummia nel mazzo? Probabilmente la risposta è no, però comunque lo andrei a giocare perché tanto vado a giocare lui, vado a fare hero power e vado a spaccarmi. Ci avviciniamo al turno di Elisa. Allora nel mazzo ragazzi che abbiamo? Rissa non penso di averla giocata, quindi sicuramente una rissa nel mazzo. Devastatori, se non sbaglio, li ho messi tutti e due. Sul Dynamatic non so sicuro. Boh, non ricordo. E Zi sicuro. Zi sicuro, quindi Zi e Rissa sicuri. Forse Dynamatic. Altra carta. Quindi sicuramente vogliamo Zi. Cioè, una volta che abbiamo preso Zi, possiamo pensare anche di tirare Lisiana per cercare magari carte per smorcarlo. Perché a sto punto, ragazzi, arrivato a 14 HP con Zilex giocato non dovrebbe avere più tante cure. Lui si è incazzato un po'. Ha messo pure. Perché? Ah, ok, per Van Cleef. Ok, per Van Cleef lo accetto. Per Van Cleef lo accetto. Intanto ti becchi 4 danni faccia. Ok, penso che qua giochiamo sempre Rissa. Giochiamo sempre Rissa. Anche il top deck ci dice di giocare la rissa. In realtà abbiamo tantissimi modi perché comunque questo tizio 8-8 ha rush, quindi volendo potrebbe fare 8 danni a Van Cleef. Potrei anche fare Piaga dell'Ira con la 1-1. Ho tantissime giocate, però probabilmente rissa è la migliore, perché se non dovesse vincere Van Cleef, come probabilmente dovrebbe succedere, potrei andare a fare Hero Power, avere un trade in board e allo stesso tempo mettere pezzi, perché ragazzi è importante mettere board arrivare a sto punto della partita. Non mi fa giocare il Sainz. Ok, perfetto. Quindi andiamo a fare Hero Power. Lui qua penso che può anche concedere, perché ha finito anche la sua ultima power play probabilmente. Sono curioso di vedere se c'ha il piano. O comunque se c'ha qualche carta della Fatigue. Comunque la giocata sua di prima non aveva granché senso, avrebbe dovuto andare prima faccia con l'arma. Perso comunque due danni e poi magari fare Mantle. Cambia poco. Zi è la nostra ultima carta del mazzo. Di te mi ero completamente dimenticato. Quindi non voglio assolutamente fare Lisiana adesso. Sicuramente Hero Power. Sicuramente Mummy Trade. Uno faccia. Ci teniamo sia il Silence per eventuali cose strane. La Shizlem. Abbiamo Zi il prossimo turno. Travestimento sagace, ok. Quindi ci toccherà assorbirci altri due spell run. Vediamo di che classe. Dell'Hunter. Ok, un altro segreto. Sembra non avere nulla per la Fatigue. Ok, un buff. Ok, questo trade mi lascia pensare che lui possa essere una trappola esplosiva forse. Comunque, sicuramente vado a fare così. Sicuramente vado a fare il colpo di scudo. Ok.
Io adesso non voglio dire niente, no, però, amico, sono titoli, sono passati 20, una ventina di turni, 25, non mi hai fatto un danno. Cioè, nei momenti in cui tu hai visto che ti ho tolto adesso, avrei potuto vedere un'altra partita, però vabbè. Vi ho fatto vedere, ragazzi, comunque come gestire le risorse. Abbiamo ancora tantissime giocate plausibili. E mi sarebbe piaciuto farvi vedere la forza di Z nel momento in cui voi entrate in controllo, cioè quello è il momento più forte. Tipo adesso avrei potuto giocare Z anziché Lisiana, mandare l'avversario a 6 cristalli, stava a 9 HP in fatica, la partita era finita. Carta che io adoro. Per tutti gli amanti di Control Warrior, vi straconsiglio questo mazzo e so che ne siete morti. E niente, ragazzi, spero che il mazzo di oggi vi sia piaciuto e vi torni utile per scalare, aspettando che il 10 esca finalmente la nuova espansione. Ragazzi, colgo l'occasione per dirvi che appena usciranno tutte le carte, farò la review, quindi classe per classe, come ho sempre fatto. Ci saranno ospiti che discuteranno con me come l'altra volta. Classe per classe, quindi arriverà a breve con un quadro d'insieme, motivo per cui non vi ho portato ancora nessuno spoiler e nessuna review. Ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale dello zio. Questa settimana, ragazzi, ci becchiamo anche mercoledì con Sotto la Lente e venerdì con Sfida lo Zio Marotto, non ve lo dimenticate, quindi sfidatemi ad usare un mazzo, una carta, decidete voi. Per il prossimo Sfida lo Zio Marotto sarete estratti. Lasciate un like, iscrivetevi al canale dello Zio Marut, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ci becchiamo con il prossimo video dello zio, ragazzi, bella.